249° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, una festa alla presenza del prefetto ma anche di altre autorità civili e militari, una cerimonia commovente, un momento per i saluti, per i militari che lasciano la sede di Arezzo per altre sedi, per i riconoscimenti di chi si è distinto in questo anno nelle operazioni. Si parla di lavorare con e per il territorio. Questa oggi vuole essere la Guardia di Finanza per Arezzo e per la sua provincia. Sono 249 anni di vita del corpo che lo festeggiamo, questo evento, insieme a tutte le autorità cittadine. Saranno presenti il prefetto e tutte le principali autorità. Questo è anche il momento per fare un bilancio. Guardia di Finanza che è impegnata sia nel settore della tutela delle entrate, sia nel settore della tutela della spesa pubblica, che nella lotta al contrasto dei traffici illeciti posti in essere dalla criminalità economica e dalla criminalità organizzata. Un focus sul reddito di cittadinanza, come va? Anche quest'anno abbiamo un bilancio altamente positivo, ahimè sotto il profilo degli esiti dei controlli. Circa 1 milione di euro di redditi indebitamente percepiti, in gran parte debitamente percepiti per la verità e in parte non ancora richiesti ma non ancora erogati. E lì siamo intervenuti in tempo per anticipare i percettori disonesti. L'ultima domanda poi la lascio alla festa, come giustamente deve essere. Uno sguardo sulle zone calde della città. Beh, diciamo che questo è un tema che affrontiamo molto spesso in sinergia con le altre forze di polizia, in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto è il nostro punto di riferimento, con lui coordiniamo tutte le attività che servono a presidiare tutte le situazioni un po' a rischio. No, non parlerei di particolare allarme sociale, la situazione direi che è sotto controllo.